Amici, buongiorno. La segna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a taglio di Po. Cominciamo con il Gazzettino Nazionale. In prima pagina, vaccini, caos e blocchi. In Piemonte, sospeso un altro lotto AstraZeneca per la morte sospetta. AIFA, non c'è alcun nesso. Treviso, linea dura dopo le tante disdette dei prof. Chi non si presenta va in coda e il siero non cambia. Sempre in prima pagina, dilemma anziani, prenotare o attendere la convocazione? Cosa devono fare i nonni? Attendere la chiamata dell'ULS o prenotare il vaccino online? Situazione complicata. Gazzettino di Rovigo, sempre in prima pagina, vaccini, AstraZeneca non fa paura. Solo il giorno seguente l'allarme si sono avuto 350 rinunce, poi il ritmo è ripreso. 10.000 dosi inoculate la settimana. L'obiettivo dell'US 5 sono 20.000 somministrazioni ogni 7 giorni e completare prima di Pasqua gli over 80. Per quanto riguarda il bilancio Covid, registrati altri 98 contagi ed un morto. La variante inglese è diffusa ovunque. Sono quasi 1.600 le persone poste in isolamento domiciliare. Regge comunque il sistema di tracciamento. I ricoverati sono saliti a 82 e 10 posti in terapia intensiva a 300 sono stati riempiti. Scuole paritarie contro lo stop, danni ai bimbi. Il responsabile della FISM, Mauro Agnoletto, critica la decisione governativa. Non abbiamo avuto alcun focolaio, soltanto una decina di casi subito gestiti. La decisione di retrocedere il Veneto in zona rossa inguaia molte famiglie costrette ad affidare i bimbi ai nonni o alle babysitter. Provincia di Rovigo, 4 paesi persi in 8 anni. Dal censimento 2011 a quello del 2019, i residenti sono scesi di 10.615 unità. L'età media è di 48 anni, ma sale a 49,2 senza gli stranieri. Il numero di occupati è diminuito di oltre 2.000 persone. Tutto questo dal 2011 al 2019. Papozze, dopo 2 mesi, 0 positivi alla casa di riposo. Negativo l'ultimo giro di test agli ospiti. Diego Guolo, presidente della casa di riposo Bottoni di Papozze, vuole soprattutto riconoscere la grande dedizione dei nostri operatori per ciò che hanno compiuto in quei giorni tanto difficili e l'umanità con la quale hanno gestito l'emergenza. Cultura, Voci per la Libertà continua il percorso per il premio web. Scade oggi il termine per partecipare al premio web del Festival Voci per la Libertà. La scadenza di oggi consente agli iscritti di entrare in un'apposita piattaforma web dove potranno essere ascoltati e votati dal pubblico. Andiamo allo sport con questa bellissima notizia, pattini d'oro, Giorgia Fusetto al terzo tricolore. Giorgia c'entra un altro titolo italiano dopo quelli del 2019 e del 2020. A Pescara trionfa nella cronocategoria allieve. Bravissima Giorgia! Un'altra bella notizia, rugby, il patron della Femi CZ, Francesco Zambelli, è stato premiato dal numero 1 del CONI Giovanni Malagò per la lunga militanza ovale, dal 1989. Complimenti al presidente Zambelli. Altra ottima notizia, il Delta Rico vince e blinda il secondo posto. Dopo 2 sconfitte fra A3 e Coppa Italia, il Portoviro torna al successo sul Montecchio Maggiore. Muro impeccabile, unica distrazione nel terzo set. Delta Rico Carni 3, Montecchio Maggiore 1, partenza razzo, risultato mai in discussione e piazza d'onore assicurata per la fase a playoff. Calcio, Serie D, Delta, una beffa atroce. Un rigore dubbio per un fallo al quarto minuto di recupero decide a favore del Cartigliano una sfida equilibrata. Gara condizionata dal forte vento, i biancazzurri subiscono inizialmente il possesso dei rivali, poi combattono alla pari. E chiudiamo con questa notizia, Pasqua e Pasquetta blindate, controlli a tappeto. Come nel 2020, la Pasqua 2021 sarà blindata a causa del Covid-19. Per tutto il periodo della zona rossa saranno in azione pattuglie di forze dell'ordine. I controlli normalmente in vigore saranno infatti rinforzati. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11.50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100 e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!